Che bello ascoltare le vostre emozioni e ascoltare le mie emozioni nel condividere con voi la mia parte più intima, la parte più fragile, non quella dello scienziato, ma quella delle mie composizioni musicali che ho tenuto per tanti anni con me nel cassetto più segreto della mia scrivania e non avevo voglia che le persone potessero giudicarle, potessero sentirmi separato da loro, per cui vorrei sentirmi in questi 10 minuti proprio unito a voi come in un organismo in cui ho bisogno di condividere queste vibrazioni che so che oltre a far bene a me potranno risuonare con i vostri spartiti, con i vostri strumenti musicali, con il vostro corpo. Questo brano che ho condiviso con voi racconta dal punto di vista musicale il momento del concepimento, il momento in cui uno spermatozoo e un ovulo si incontrano nella pancia di una mamma e proprio in quell'istante, in quella luce, in quel profumo, in quel suono, nasce una nuova cellula, nasce una nuova vita. Pensate che in quel momento così delicato, così difficile da descrivere soltanto dal punto di vista scientifico della biologia cellulare, arriva un nuovo spartito sulla Terra, un nuovo DNA che non c'è mai stato su questa Terra e mai ci sarà. Ogni volta è successo anche per noi. Vi ricordate quando eravate una cellula nella pancia della vostra mamma? Qualcuno si ricorda quando era una cellula, un millesimo di millimetro. Tutti siamo stati quell'essere vivente così fragile. Poi questa cellula è diventata 2, 4, 8, una pallina di cellule, fino a 50.000 miliardi di cellule. Noi siamo un contenitore di 50.000 miliardi di esseri viventi. Quando ci spostiamo, tutte queste cellule si spostano con noi, comunicano tra di loro attraverso la luce, il suono, danzano dentro di noi, nascono e muoiono in un processo che si chiama rigenerazione cellulare. Quindi ogni giorno miliardi delle nostre cellule muoiono e dobbiamo ricreare una parte del nostro corpo. È molto bello descrivere questa parte dal punto di vista scientifico, me ne sono occupato per più di 20 anni all'università, nel dottorato, in laboratorio, ma è molto bello poi integrare questa parte scientifica con la parte dell'arte. La parte della musica dona e integra quella parte che nei libri di biologia non c'è, perché studiamo quelle meravigliose cellule con la membrana e tutti gli organelli, ma sono cellule ferme, sono cellule morte, quindi ci perdiamo di vista un po' quello che è il movimento, quello che sono le emozioni, quello che è l'amore che c'è dentro ognuno dei nostri corpi. La meraviglia è proprio del ricreare con milioni di miliardi di reazioni al secondo armonia, equilibrio e salute all'interno del nostro corpo. Un processo che funziona in modo autonomo, non dobbiamo noi prestare attenzione, ma è un processo che ha milioni di anni di evoluzione. E pensate che ogni cellula, per chi non è addetto ai lavori di biologia, ogni cellula ha lo stesso libretto di istruzioni che è stato fotocopiato, lo stesso DNA che ci accompagnerà per tutta la vita, e andrà a leggere il capitolo che gli servirà per passare dall'informazione alla materia per costruire, ad esempio, la nostra pelle. Altre cellule andranno a leggere le informazioni che gli serviranno per costruire le nostre ossa, quindi completamente diverse. Altre cellule del sangue, altre cellule del cuore cominceranno a pulsare. Ogni cellula andrà a leggere il suo capitolo. Ma quello che è una notizia nuova della scienza che è apparsa in copertina a Nature, una delle riviste più importanti al mondo, è che ultimamente le cellule si è scoperto, grazie a una tecnologia nuova di cell sequencing, che possono riscrivere, ritracciare il loro percorso. Questo significa che una cellula che sta per diventare cellula della pelle può decidere a un certo punto dello sviluppo embrionale di diventare cellula dell'osso, di diventare cellula del cuore. E questa scoperta così importante dal punto di vista della biologia molecolare l'ho sentita anche nella mia vita, quando fino a un certo punto, fino a 40 anni, pensavo di fare il biologo ricercatore, di nascondere la mia parte artistica, delle mie composizioni e della mia musica, e invece a 40 anni il mio nuovo manager, che non è più un manager tedesco e svizzero dell'azienda in cui lavoravo, ma che è l'universo, non so se qualcun altro ha lo stesso manager, qualcuno ha lo stesso manager, non l'ho mai visto in ufficio insieme. E si comporta in modo diverso l'universo, e quindi a un certo punto ti prende e ti sposta in un nuovo percorso in cui devi unire contemporaneamente le tue più grandi passioni. La biologia diventa musica e scopri quanta musica c'è in ognuna delle nostre cellule. Ognuna di loro è uno strumento musicale, produce dei suoni udibili. Ognuna di loro ha delle corde, come quelle del pianoforte, che possono essere messe in risonanza da determinate frequenze. Ecco perché quando ascoltiamo la musica che ha accompagnato l'uomo da sempre, da quando c'è stato l'uomo sulla Terra, non c'è stato un momento storico e una posizione geografica in cui l'uomo non abbia avuto bisogno della musica. E
E se ne è occupato della musica e l'ha utilizzato questo strumento soprattutto nei momenti più difficili, nel momento della nascita e nel momento della morte, quando la scienza arriva soltanto fino a un certo punto, non riesce a descrivere bene cosa succede nel momento del concepimento e cosa succede quando la nostra anima lascia il nostro corpo. Quindi in quei momenti così delicati l'uomo ha deciso da sempre di farsi accompagnare dalla musica. Per questo che vorrei che fosse riportato valore alla musica. Anni fa veniva utilizzato come un rituale quando si apriva un disco e si ascoltava quel disco dall'inizio alla fine insieme a quell'autore nel posto preferito della nostra casa. Adesso siamo come nel cibo, come nelle informazioni, siamo sommersi da tantissimi tipi di musiche, quindi sbalziamo da una parte all'altra, 10 secondi dell'uno e dell'altra, pizzichiamo un po' dappertutto, ma perdiamo quel valore che ci ha portato ad integrarla con la nostra salute, a scoprire come la musica sia nata proprio come uno strumento di salute. Perciò nel secondo e ultimo brano che voglio condividere con voi, vorrei che proprio grazie alla musica riuscissimo a riscoprire quelli che sono i nostri talenti. Pensateci, voi ragazzi giovani, soprattutto all'università, quando vado a fare le mie lezioni all'Università di Torino, chiedo a questi giovani di capire che cos'è che mi fa star bene, che cos'è che voglio fare, che lavoro voglio fare. Provate a creare il vostro sogno, del vostro lavoro ideale. E per farlo vorrei dedicarvi questo brano che si intitola Enrichment, di come ognuno di noi non è soltanto nella meraviglia, ma è anche responsabile di portare i propri talenti sulla terra, perché ha ricevuto soltanto lui quel libretto di istruzioni e soltanto lui attraverso il corpo può esprimerlo e creare la meraviglia della sua vita sulla terra. Per fare questo secondo brano mi piacerebbe che vi alzaste tutti in piedi. E mettiate la mano sinistra sul cuore, sul vostro cuore. Sinistra sul cuore. E la mano destra sul cuore del vostro vicino di sinistra. Così. Ce la fate? Dopo pranzo non è facile. Tu non ce la... Dai, se ce la fa un biologo, ce la fate. Toccatevi. Ok, vai, vai. Non ce la fate. Ok, fate quello che potete. Okay. Fate quello che potete. L'importante è che tocchiate il vostro vicino di sinistra, ok? Thank you.
Grazie. Grazie.